Come l'altra volta dicevamo, abbiamo voluto dedicare a Sant'Angela da Foligno un dittico, due incontri che possano in qualche maniera aiutarci ad avvicinarci alla figura di questa donna, nella comprensione che più noi ci avviciniamo alla santità di questa donna, più in qualche maniera riceviamo luce. Perché i santi, così come abbiamo già detto, altro non sono che un modo di rendere ancora più chiaro e visibile il Vangelo. A noi non ci interessa una santità irraggiungibile, ci interessa una santità invece che possa essere vicina alla nostra esperienza, che possa in qualche maniera diventare di ispirazione per ciascuno di noi. Ma dicevamo che se nella storia della Chiesa noi abbiamo tante figure che possono illuminare il nostro percorso, cominciamo a provare un po' di imbarazzo quando la santità si mescola con questo grande tema della mistica. Ma spero che già l'altra volta abbiamo risposto un po' a questo dubbio, a questo timore. Perché, e questo è il punto di partenza, cioè vorrei partire proprio da questa considerazione che l'altra volta abbiamo approfondito insieme. Abbiamo usato la vita di Sant'Angela e siamo arrivati fino al suo cuore, non siamo entrati dentro, cioè non siamo ancora entrati dentro la sua esperienza mistica, cosa che faremo questa sera. Abbiamo ripercorso la sua storia e ci siamo resi conto in fondo che dentro la sua storia c'è già un messaggio, c'è qualcosa che parla a ciascuno di noi e qualcosa che rende ancora più comprensibile il Vangelo. L'esperienza mistica è quando la fede ci dà del tu, cioè quando tu ti avvicini all'esperienza della fede non come uno spettatore, non come qualcuno che siede in mezzo ai banchi e ascolta discorsi che possono essere validi per tutti. L'esperienza della mistica è quando ti accorgi che quello che stai ascoltando sta parlando a te, che quel Vangelo è stato scritto per te, che Gesù ha dato la vita per te, che su quell'altare, quando si celebra l'Eucaristia, quell'Eucaristia è un dono per te, che il Signore si è inventato la misericordia per dare il perdono a te. Non è un modo egocentrico di viverci l'esperienza religiosa, ma un modo di capire che Dio salva la nostra vita quando può costruire con ciascuno di noi una relazione. E la relazione non è parlare di un estraneo, ma rivolgere la parola a qualcuno e dargli del tu. Nella vita spirituale noi facciamo l'esperienza di lasciare che Dio possa darci del tu e che noi possiamo dare del tu a Dio, anche noi possiamo parlare, rispondere a Lui. In fondo gli scritti di Sant'Angela, la sua esperienza mistica, altro non è che il balbettio di una donna che tenta di rispondere a qualcuno che le ha parlato, a qualcuno che le parla, a qualcuno che la interroga, a qualcuno che la conduce, che la prende per mano, che costruisce con lei non soltanto un rapporto creatura-creatore, no, un rapporto di amore. Perché Dio è amore e Dio ci salva la vita quando noi tocchiamo di Lui esattamente questo suo attributo più importante, cioè il fatto che Egli è sostanzialmente amore, esperienza di amore. Allora è bello che questo nostro secondo incontro accada a pochi giorni dal Natale, in questo tempo particolare che è il tempo dell'Avvento. Perché per noi è prezioso poter parlare di Angela in questo tempo? Perché quando pensiamo a Dio, ovviamente, così come abbiamo ascoltato all'inizio di questo nostro incontro, una delle pagine proprio degli scritti di Sant'Angela, chi è Dio se non l'infinito, l'eterno, l'increato, il creatore? Ma questo Dio che è altissimo, che è così lontano da noi, è diventato vicinissimo a ciascuno di noi, si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il cristianesimo è poter dire che Dio è l'altissimo, ma l'Altissimo ha scelto di essere l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. L'Altissimo
è diventato vicinissimo a ciascuno di noi. È diventato comprensibile, dice Angela. È diventato visibile, si è lasciato toccare. Noi possiamo fare l'esperienza di Lui. Lo possiamo in qualche maniera intercettare con i nostri sensi, con la nostra vita. Allora, l'esperienza di Angela altro non è che un modo di ricordarci che questo Dio che è l'Altissimo è diventato vicino a ciascuno di noi e si è fatto vicino a ciascuno di noi. Ma affinché noi non planiamo in alto, in discorsi astratti, ho bisogno, per poter dire una parola sulla dottrina spirituale, diciamo così, di Angela, vi chiedo scusa perché ci sarebbe tantissimo da dire. Io ho fatto una scelta, ho scelto dei temi che penso e spero possano essere utili a ciascuno di noi. Ma è un pozzo infinito dove si potrebbe approfondire, trovare costantemente cose nuove. Non c'è qualcosa che può essere racchiuso in un manuale, non si può chiudere l'esperienza mistica di Angela da Foligno in una formula o in una serie di conferenze. Perché è un'esperienza viva che suggerisce sempre qualcos'altro, che ti aiuta ad entrare sempre più profondamente nelle cose, esattamente come succede quando tu ami. Tu ti accorgi che stai amando perché l'amore, più passa il tempo, più diventa sempre vivo. Invece l'amore, quando invece finisce, ci condanna alla monotonia, alla serialità, alla ripetizione delle cose. Ed è questo che certe volte svuota la nostra vita. La nostra vita è fatta di gesti ripetuti. Ci svegliamo la mattina, andiamo a lavorare, incontriamo delle persone, viviamo con qualcuno. Queste abitudini possono essere la nostra gioia se tutte queste abitudini sono l'espressione dell'amore. Cioè, se tu stai amando, quelle abitudini sono l'alfabeto dell'amore. Cioè, hanno dentro di sé, anche se sono uguali, una misteriosa novità che ti dà gioia. Ma quando tu smetti di amare, la ripetizione di queste cose diventa monotonia. E certe volte la nostra vita si svuota esattamente per questo, perché ci sembra sempre la stessa vita, sempre la stessa routine. Allora andiamo alla ricerca di cose nuove, di cose che possano di nuovo stuzzicarci, che possano provocarci. Andiamo alla ricerca della novità. E questo è un grande inganno. Noi pensiamo che sperimentiamo la gioia quando sperimentiamo qualcosa di nuovo e andiamo alla ricerca di cose nuove. Ma l'unica gioia che riempie la nostra vita è poter amare quello che abbiamo e amare le stesse cose e accorgerci che l'amore ci fa fare l'esperienza della novità. Allora, vedete, per scendere con i piedi per terra, perché altrimenti quando noi immaginiamo i santi li immaginiamo già con la loro aureola, con la luce, con la fama di santità che li accompagna, ma in realtà, così come abbiamo già avuto modo di dire nel raccontare la storia di Angela, è una storia normale. Dio irrompe nella vita di questa donna attraverso la cronaca, attraverso il dolore, la sofferenza, attraverso le storture della propria vita. Dio si fa spazio nella cronaca della vita di questa donna e man mano si rivela, racconta qualcosa di sé, fino a condurre questa donna a una conversione che, come abbiamo visto, ha bisogno di tempo. La vera conversione è come una fisioterapia. Tu non guarisci alla prima seduta. Hai bisogno di fare un percorso, appunto, una terapia che ti accompagni fino a darti di nuovo la salute, la capacità di avere di nuovo quel movimento giusto del tuo braccio, della tua mano, della tua gamba, del tuo corpo. La fisioterapia fa questo, ti accompagna in un percorso di guarigione. Questa è la conversione. La conversione non è mai soltanto un momento all'interno della nostra vita. Un momento può essere l'inizio della nostra conversione. Ma il fatto che siamo vivi significa che il Signore ci sta dando tempo per continuare a convertirci. Cioè, per continuare di nuovo a imparare qualcosa che forse non abbiamo imparato fino in fondo. Ecco, Angela fa questo percorso
incontra Dio, lo incontra quando apre il proprio cuore a una confessione ben fatta, ma questa esperienza di far spazio all'amore mette in luce tutto quello che ha accumulato dentro di sé: l'immagine sbagliata di Dio, l'immagine sbagliata di se stessa, un rapporto sbagliato con il peccato. Parlavamo l'altra volta di attrizione e contrizione, che non sono la stessa cosa. Questa paura dell'inferno che l'accompagna per tanto tempo, finché il Signore non la conduce a una liberazione, anche da tutto questo. E c'è un momento nella vita di Angela dove c'è una sorta di passaggio, una Pasqua, diciamo così, una liberazione che la conduce a un livello successivo, più profondo. È come se il Signore la stesse conducendo pian piano ad entrare sempre di più dentro se stessa, in una relazione unica, irripetibile, che avrebbe fatto del bene a tanti. E siamo nel 1291. Angela, insieme a una piccola comitiva, decide di fare un pellegrinaggio ad Assisi. Questo pellegrinaggio segnerà un prima e un dopo all'interno della sua vita. Perché durante questo pellegrinaggio, ricordatevi che questa donna si fa discepola del carisma di San Francesco. È un po' come dire che questa donna arriva a Dio passando innanzitutto attraverso Francesco, e attraverso Francesco arriva a Cristo, e attraverso Cristo fa un'esperienza profonda dell'amore di Dio. C'è come un passaggio. Ma se sfogliate il Vangelo vi accorgerete la stessa cosa. La prima chiamata dei discepoli non è mai per forza una chiamata che arriva immediatamente a viva voce da parte di Gesù. A volte sono gli altri che mandano a chiamare. Andrea chiamò suo fratello. Forse abbiamo visto qualcuno che è davvero il Messia. Ricordatevi quando Natanaele gli viene detto: guarda che abbiamo incontrato il Messia. Da dove viene il Messia? Dice Natanaele. E loro dicono: ma no, è un rabbunì che viene da Nazareth. Può venire qualcosa di buono da Nazareth, il pregiudizio di quest'uomo, no? È un passaparola di persone. Come abbiamo incontrato Dio nella nostra vita? Sempre attraverso l'umanità di qualcun altro. Non si incontra mai Dio in astratto, si incontra sempre Dio attraverso qualcuno. Se Francesco d'Assisi ha, diciamo così, un grande merito, è che Francesco per secoli si è fatto ponte di incontro con Gesù. Attraverso l'umanità di Francesco tante persone hanno potuto incontrare l'umanità di Cristo, e attraverso l'umanità di Cristo hanno potuto incontrare l'amore di Dio. Un pellegrinaggio, niente di speciale. Quello che facciamo anche noi ogni tanto, quando diciamo prendiamo la macchina e andiamo a pregare lì, andiamo sulla tomba di San Francesco, di Santa Chiara, andiamo in un posto, facciamo un viaggio. Anche loro, questi amici, si mettono in viaggio. Ma durante il tragitto ecco che il Signore parla con forza al cuore di Angela. È lo Spirito Santo. Lei poi capirà dopo che non solo lo Spirito, ma anche il Padre e il Figlio erano presenti in quel momento. La Santissima Trinità gli aveva rivolto la parola. E lei ha una grande paura, e questo dice quanto è normale questa donna. E cioè, quando sente questa voce interiore, quando sente questa esperienza, queste forti emozioni che si impongono a lei, la sua paura qual è? Mi sto ingannando. È una mia suggestione, è una mia fissazione. Non è così, mette alla prova questa voce. Non può credere che il Signore si pieghi talmente tanto da rivolgere la parola proprio a lei. Vedete, sta cercando di guarire questa donna, sta cercando di guarire attraverso l'esperienza dell'amore, ma lei si sente ancora troppo indegna. Non è possibile che lo Spirito parli a me, che Dio rivolga la parola a me. E in tutto questo viaggio, diciamo che questa donna cammina, ma è in estasi. Sta vivendo questo dialogo profondo, e il Signore le dona la grazia di non far trasparire niente a nessuno. Non si accorgono i suoi compagni di viaggio di quello che sta accadendo veramente.
Forse il proprio viso avrà tradito qualche espressione di beatitudine. Ma lei tenta di distrarsi, di guardare i campi, di pensare ai propri peccati. Tenta di parlare con i compagni, ma non ci riesce. Il Signore è talmente forte dentro di lei che si impone alla sua attenzione. Ma quando arriva lì, nella Basilica di San Francesco, quando questa donna si mette a pregare lì, e lì accade qualcosa che davvero segnerà un passaggio. Questa voce che le ha parlato, che ha detto di essere lo Spirito, a un certo punto dice che l'avrebbe lasciata. E così è, capita. Le ha fatto delle promesse, le ha detto che cosa accadrà, ma così come l'aveva accompagnata, riempendola di un'esperienza di presenza, a un certo punto quello che lei aveva sentito come una presenza e una compagnia lungo tutto il viaggio scompare. Non prova più nulla, non sente più nulla. Allora questa donna ha una reazione fuori luogo, comincia a gridare come un'isterica. Immaginate che cosa poteva pensare la gente quando sentiva questa donna gridare: amore non conosciuto, perché? Amore non conosciuto, perché? E gridava, gridava. I suoi stessi compagni forse si vergognavano perché attirava l'attenzione. E lì, nel convento dove è andata a pregare, lì sulla tomba di San Francesco, c'è un suo parente, Fra Arnaldo. Anche lui è attirato dal caos delle grida di questa donna, che in fondo sta facendo l'esperienza di sentire che le manca Dio. Dio fino a quell'istante le aveva riempito il cuore, poi non lo sente più e lei non riesce più a trattenere il dolore di non sentire più la presenza di Dio. Amore non conosciuto. Perché? La considerazione che la gente fa, e Fra Arnaldo fa, di questa sua parente, sono parenti, non è: caspita, noi ci troviamo davanti a una santa e davanti a una mistica. Ma la considerazione è che ci troviamo davanti a un fenomeno di isterismo, a una fuori di testa. E quando alla fine, diciamo così, di quel momento, Angela va a parlare da questo suo parente, le dice: non ti azzardare mai più a venire qui. Ma come ti è venuto in mente di avere una reazione del genere? Attenti, sapete perché sto indugiando su questo racconto? Perché Fra Arnaldo, nella storia di Angela, a un certo punto rappresenterà davvero la Chiesa. E la Chiesa, rappresentata in Fra Arnaldo, non è una Chiesa che si fida subito di Angela. Diffida di questa donna, rimane colpito da quello che sta facendo. Sembra un'egocentrica, un'eccentrica che fa qualcosa di strano. Eppure, a un certo punto, Fra Arnaldo è preso dal desiderio di voler sapere che cosa è successo. Perché quella donna gridava? Perché questa sua parente aveva avuto questa reazione? Ma nel frattempo tornano a casa. Quando Fra Arnaldo andrà a cercare Angela e le chiederà con insistenza di dirle perché ha avuto quella reazione, piano piano, un po' alla volta, vincendo un po' la sua riluttanza, Angela aprirà il proprio cuore e comincerà a raccontare che cosa le è successo. Io credo che questo sia un momento molto bello nella vita di questa donna ed è un momento molto bello nella vita anche di ciascuno di noi. E cioè, non c'è niente di più personale della fede, della vita spirituale, ma a un certo punto si ha bisogno di non essere da soli nell'esperienza di fede. Abbiamo bisogno di condividere con qualcuno. Perché quando siamo lasciati soli alla nostra esperienza di fede, possiamo illuderci, confonderci, smarrirci, convincerci di cose sbagliate. Abbiamo bisogno di aprire il cuore a qualcuno che sappia guidarci. La teologia spirituale chiama questo rapporto, questo gesto, lo chiama accompagnamento spirituale, la guida spirituale.
E in fondo chi è una guida spirituale? È qualcuno che ti ascolta e ti aiuta a fare discernimento di quello che sta succedendo dentro la tua vita. È uno che ti dice: questa potrebbe essere un'illusione, questa invece è la realtà. Questa è una tua fissazione, invece questa è opera di Dio. Si ha bisogno di un occhio esterno che ci accompagni. Guardate, in un mondo come il nostro, che è così affetto da individualismo, noi facciamo fatica ad aprire il cuore a qualcun altro e a lasciare che qualcun altro possa aiutarci nel discernimento, che possa aiutarci a giudicare quello che ci sta accadendo dentro. Perché certe volte basta una buona guida spirituale a risolvere molti problemi della nostra vita. Figure grandi, anche all'interno della storia della Chiesa, hanno trovato un punto di svolta quando hanno trovato persone sagge che le hanno guidate. Adesso vi dirò una cosa: si può guidare qualcun altro solo e soltanto se si è fatto minimamente esperienza dell'amore di Dio, della fede, se si è umili, e cioè se non ci si sente padroni degli altri. E soprattutto una buona guida spirituale aiuta a capire, ma non a sostituirsi a quello che il Signore sta facendo. A me è sempre piaciuta un'immagine molto bella. Il buon accompagnatore spirituale è come una buona maestra, un buon maestro, che davanti al tema di un bambino mettono la punteggiatura giusta. E voi sapete che la punteggiatura è importante. Se in una frase metti un punto interrogativo, è un conto. Se metti un punto esclamativo, è un altro conto. Se metti una virgola, è un conto. Se metti un punto, è un altro conto. Ma in fondo chi mette la punteggiatura non sta cambiando il testo, ma sta dando un significato al testo. Noi abbiamo bisogno di questo. Noi non abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un'altra vita o che ci dia tutte le risposte, ma a volte abbiamo bisogno di qualcuno che perda tempo con noi e ci aiuti a farci la domanda giusta, a mettere la punteggiatura giusta. Quindi vi prego di non lasciarvi subito attirare dai fenomeni mistici di Angela. Ma capite che questa donna, che ha ricevuto un dono grande di una vita mistica, evidente anche per il bene della Chiesa, dicevamo l'altra volta, questa donna umilmente si è messa in un rapporto, in una relazione che l'ha aiutata nella sua vita. E Fra Arnaldo, che all'inizio era riluttante nei confronti di Angela e che era arrabbiato, che si vergognava probabilmente anche di questa donna, diventerà non soltanto un compagno di viaggio, un accompagnatore spirituale, ma anche colui che avrà la responsabilità di scrivere. È grazie a lui che noi abbiamo gli scritti di Angela. Il memoriale, soprattutto, è compilato proprio da Fra Arnaldo. È lui che con una pazienza e una grande umiltà cerca di mettere ordine in tutti i passaggi, in tutte le tappe che questa donna racconta. L'anima fa una sorta di percorso, una sorta di ascensione verso il Signore. Ecco, se i primi 20 passi raccontati da Angela, diciamo così, sono passi che si mescolano un po' con la nostra storia, come abbiamo tentato di raccontare nello scorso incontro, io invece vorrei questa sera, per parlarvi un po' di più del cuore di Angela, entrare nel vivo della sua esperienza mistica e nel toccare gli ultimi passi, le ultime tappe raccontate da Angela. Se prendete il testo e se vi andate a leggere quello che viene scritto, la descrizione, le immagini che vengono usate, in realtà noi possiamo cadere in un inganno. Perché? Perché non è detto che noi abbiamo lo stesso immaginario per capire dove voleva andare a parare quel tipo di esperienza. Se io vivo in una città dove la maggior parte delle persone sono contadine e uso delle immagini che hanno a che fare con la terra, con la vite, con gli alberi, con gli innesti, le persone mi capiscono.
Ma se io ho vissuto in città e non so nemmeno la differenza che c'è tra un ulivo e un pino, e tu mi fai un discorso di innesti, di potature, di semi, io non capisco niente, è un altro immaginario. Ora, noi dobbiamo avere l'umiltà di dire che magari nella fine del 1200 c'era un immaginario un po' diverso dal nostro. Allora, la più grande fatica che noi dobbiamo fare è asciugare quell'immaginario e andare al cuore della questione. Io non so se ci sono riuscito, ma ho tentato di farlo. Primo tema, cioè la prima tappa nel cuore di questa donna, nell'esperienza di questa donna. Lei parla di familiarità con Dio. Ora, guardate, credo che questo sia una cosa molto importante, che riflette bene il messaggio che noi troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni. A un certo punto Gesù ai suoi discepoli dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché i servi non sanno quello che pensa il padrone. A voi vi ho raccontato tutto, voi non siete più servi, ma amici. Ora riflettete bene, qual è la differenza che fa cambiare un servo da un amico? Un servo esegue degli ordini, un servo non ha libertà. A un servo gli devi dire che cosa deve fare, lui la fa. È un buon servo quando fa le cose che tu gli indichi. Ma un amico no. Un amico ragiona, un amico capisce. A un amico puoi aprire il cuore, puoi raccontare le cose. Ancora un'altra differenza. Un servo lo puoi dominare con la paura della punizione. Un amico no. Un amico è tale quando il rapporto è costruito sul bene, sull'affetto, non sulla paura. E qui mi verrebbe da domandarvi: ma voi avete paura di Dio? Perché se avete paura, significa che siete ancora servi. Non siete ancora diventati familiari con Dio. Non è ancora caduto, diciamo così, quell'immagine distorta che il male cerca di alimentare per tenerci lontani dal Signore. Quando noi continuiamo a coltivare un'esperienza di fede in cui compiamo degli atti religiosi ma solo perché abbiamo paura delle conseguenze, noi non siamo entrati in familiarità con Dio. La cosa che colpisce e che scandalizzava i contemporanei di Gesù era che questo Dio era talmente familiare che mangiava, beveva, scherzava, sorrideva, piangeva, aveva degli amici, dei posti preferiti. Voi sapete che Gesù aveva dei posti preferiti. L'orto degli ulivi era uno dei posti preferiti dove Gesù riusciva a pregare. Aveva degli amici, persone che preferiva. Insomma, la familiarità è un passaggio importantissimo nella nostra vita interiore. Finché noi mettiamo distanza con Dio, finché noi non capiamo che uno dei doni più importanti della vita spirituale è che ci sentiamo familiari con Lui. E aggiungo un dettaglio. In famiglia, soprattutto lì dove funzionano i rapporti familiari, ci si intende, le cose le si capisce al volo, perché la familiarità ci porta a conoscere gli altri, a conoscere le proprie abitudini, il proprio modo di ragionare. Se per tanto tempo io sono in silenzio o il muso lungo, chi vive con me subito si accorge che c'è qualcosa che non va. La familiarità crea una comunicazione più profonda che non passa attraverso le parole, ci si capisce. Ora, attenzione, non è semplicemente Dio che capisce noi, non avrebbe bisogno di nient'altro, è noi che cominciamo a capire Lui. Quindi la familiarità ci rende capaci di intendere Dio anche quando Lui non parla e non spiega. Lo capiamo. Avvertiamo come dovremmo guardare le cose, come dovremmo giudicarle. Seconda tappa, secondo dono che viene fatto ad Angela e che Angela tenta di spiegare come un'ulteriore tappa nella vita spirituale.
il desiderio di amare come Dio ci ama. Questa è una cosa interessante, il fatto che Gesù le dica costantemente di guardarlo crocifisso, di guardare le sue piaghe, di guardare quanto ha sofferto. Non lo fa per alimentare in Angela il senso di colpa, ve l'ho già detto, la vuole liberare dalla colpa, ma vuole renderla consapevole dell'amore, fino al punto che Angela desidererà amare come Dio ha amato. Allora, traduciamolo usando il Vangelo. Dice Gesù così: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Allora, vedete come tutta l'esperienza di Angela ci spiega il Vangelo. La familiarità: non vi chiamo più servi ma amici. Amare come Dio ci ama: non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. Significa che finché noi viviamo prendendo la vita degli altri, non saremo mai felici. La vera felicità è imparare a donare noi stessi. La vera gioia è nel dono. Allora, dice Angela, nel percorso della vita spirituale, una tappa importante di questa mistica è cominciare a desiderare di amare come Dio ama. A volte mi capita di dover fare la differenza e di spiegarlo sovente, anche diverse volte, che il mondo assomiglia al messaggio cristiano, ma differisce in un dettaglio importante. Ad esempio, anche nel mondo noi possiamo sentire che qualcuno ci dice: amatevi gli uni gli altri. Ma la differenza è che Gesù ci dice: come io vi ho amato. Quindi non ci chiede soltanto di amare, ma di amare come Lui ha amato. Questa è la differenza. Non possiamo giustificarci dicendo: sì, ma io sto amando. Anche uno che ammazza una persona dice: no, l'amavo troppo e l'ho uccisa. Ma tu stai chiamando amore ciò che amore non è. Perché l'amore vero è quello alla maniera di Cristo. Ora la mia domanda è: ma noi cristiani perché leggiamo il Vangelo? Ma perché veniamo in chiesa? Perché ascoltiamo qualcuno? Perché preghiamo? La risposta dovrebbe essere che noi leggiamo il Vangelo, preghiamo, veniamo in chiesa perché vorremmo imparare ad amare come ha amato Cristo. Guardate che Gesù aveva tanti ammiratori, ma aveva pochi discepoli. E gli ammiratori sono quelli che dicevano: ma che bravo, come parla bene, che bei miracoli, come buono il pane moltiplicato da Gesù, e che buoni i pesci, e poi non vi dico il vino trasformato dall'acqua. Sono tutti ammiratori, non sono discepoli. I discepoli sono quelli che vogliono assomigliare a Gesù. È una cosa importante. Tu sei un papà, domandati: stai amando i tuoi figli come li amerebbe Gesù? Tu sei una moglie, stai amando tuo marito come lo amerebbe Gesù? Tu sei un lavoratore, stai amando il tuo lavoro così come lo amerebbe Gesù, che vi ricordo nella vita ha lavorato? Hai un'amicizia, hai una gioia, hai un dolore, stai amando la tua vita così come l'amerebbe Gesù? Questa è la differenza. Ecco, Angela dice, è una tappa importante nella crescita del rapporto con Lui. Terza tappa, si assomigliano tra di loro, ma guardate, in realtà ogni volta Angela ci porta a fare un passo ulteriore. La familiarità, il desiderio di amare come Dio ci ama. Terza tappa, la filiazione. È un po' come dire: è troppo poco che vi considerate amici, dovete ricordarvi che siete figli. Qui cambia tutto, eh? Se noi siamo figli, significa che Dio è nostro padre. Vedete come risuona ancora una volta il Vangelo nell'insegnamento di Angela. Se voi, che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli. In tutti i racconti del Vangelo, Gesù continua a dire che questo Padre
ama, ama, perdona, condona, abbraccia, rialza, è disposto a tutto, organizza feste. Che belle le parabole in cui un uomo doveva organizzare un banchetto di nozze per il proprio figlio e manda a chiamare gli invitati. Questo è il padre. Ma noi ci sentiamo figli? O ci sentiamo ancora servi? Perché sì, è bello scoprire un'amicizia con il Signore, ma la scoperta più grande a un certo punto è scoprire di essere figli. E dice San Paolo che nessuno può dire Abba, Padre, se non perché lo Spirito lo dice nel suo cuore. Ma vi siete mai domandati se lo Spirito sta gridando Abba nel nostro cuore, cioè sta dicendo papà a Dio, e noi lo stiamo soffocando? Perché noi abbiamo il potere di soffocare lo Spirito, di non ascoltarlo, di non assecondarlo, di non dargli spazio. Chi si sente figlio vive una pace che gli altri non hanno. La nostra paura, la nostra ansia viene dal fatto che noi non ci sentiamo figli di nessuno, non ci sentiamo appartenenti a nessuno. Questo ci fa vivere angosciati. Capite perché Angela dice che una tappa importante è quando lo Spirito ci porta a scoprirci figli? Non vi chiamo più servi, ma amici. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Terzo, noi siamo diventati figli nel Figlio. Ciascuno di noi è come Gesù, è figlio unico davanti a Dio. Quarta tappa. A questo punto, dopo che tu hai scoperto che Dio è tuo padre e quindi stai facendo un'esperienza dell'amore, finalmente puoi vedere te stesso nella tua verità. Guardate che le persone che vogliono fare verità su se stesse senza aver fatto la verità, l'esperienza dell'amore, si odiano perché non accettano i propri limiti, non accettano la propria debolezza, le proprie ferite, non accettano la propria storia che non è andata sempre come doveva andare. Ma quando tu ti senti voluto bene, puoi vedere te stesso nella tua verità senza avere più odio nei confronti di te stesso, senza più disprezzarti, senza più vergognarti, senza più avere paura. Se vi leggete la vita di Sant'Angela vi accorgerete che è da anni che tenta di fare verità su se stessa, ma adesso è diverso. Deve fare verità su se stessa, ma a partire dall'amore di Dio. Questa è una cosa, credo, che tutti noi dovremmo desiderare. Io vorrei scoprire la verità di me stesso, e quindi anche i miei limiti, i miei peccati, le mie cadute, le mie debolezze, però filtrate dalla luce dell'amore di Dio. Questa è un'esperienza liberante. Questa è un'esperienza che non ci fa crescere sensi di colpa. Voglio citarvi ancora una volta il Vangelo. Vi ricordate quando Gesù incontra la Samaritana? A un certo punto quella donna chiede: «Vammi a chiamare tuo marito». E quella dice: «No, ma io non ce l'ho il marito». E Gesù dice: «Certo che non ce l'hai. E gli altri 5-6 che hai avuto non erano tuoi mariti». Praticamente gli dice tutta la sua storia. Ma non c'è nessun giudizio nelle parole di Gesù. Gesù sta facendo verità nei confronti di quella donna. La sta liberando. Le sta raccontando la verità della sua vita senza umiliarla. Tutti abbiamo bisogno di questo nella vita. Sapete perché abbiamo paura di fare verità su noi stessi? Perché abbiamo paura di essere giudicati. Gesù è l'unico che ci dice la verità su noi stessi senza giudizio, ma con amore. Allora ci guarda con amore e ci dice: «Fratello, hai la lebbra, è lebbra, ma io ti amo». Allora tu l'accetti, fai pace con quella lebbra, perché c'è qualcuno che ti ama. Ecco,
Chi non fa questa esperienza di fare la verità su se stesso si convince di cose sbagliate riguardo a se stesso. Quindi tutti noi abbiamo bisogno di fare questo bagno di umiltà nello scoprire noi stessi a partire dall'amore di Dio. Quinta tappa, la familiarità, il desiderio di amare come Cristo ci ama, la filiazione, la verità su noi stessi. Quinta tappa, l'unione con l'amore. E qui cerco di spiegarlo in questo modo. Finché Dio rimane vero, bello, giusto, luminoso, straordinario, ma fuori di noi, non può salvarci. L'unica cosa che ci salva è unirci a Lui. Voglio usare due immagini, sono immagini, prendetele per quello che sono, però spero che possano rendere l'idea. Immaginate di cadere in mare e di non saper nuotare. E c'è qualcuno in acqua invece che sa nuotare. E se tu vuoi salvarti, non ti salva uno che apre un libro e dice istruzioni per imparare a rimanere a galla, mentre tu stai affogando ovviamente, no? Capitolo 1, e ti comincia a leggere, mentre ti sta leggendo il libro, tu sei morto. Cioè, molti discorsi sono bellissimi, però non salvano le persone. Che cos'è che salva quella persona che non sa nuotare ed è caduta in acqua? Aggrapparsi a quell'altro che invece sa nuotare. Nel gesto di prendere il braccio di quell'altro, lui si salva. Nel gesto in cui viene afferrato da quell'altro, lui si salva. In quell'unione tu ti salvi. Che cosa ha fatto Dio? Si è tuffato in mare, cioè nello spazio e nel tempo, nella nostra vita. E mentre noi annaspiamo che non riusciamo a rimanere a galla, lui si è fatto uomo ed è in mare con noi, nella tempesta con noi, nelle situazioni con noi, e ci dice solo una cosa: unisciti a me, aggrappati a me. Se tu ti aggrappi a me, sei salvo, sei salva. Qual è il momento in cui noi ci uniamo a Lui e ci salviamo? I sacramenti. Avete notato che cosa facciamo quando prendiamo la comunione? Che venite davanti al sacerdote che alza l'Eucaristia e dice il corpo di Cristo, voi fate una riverenza e ve ne tornate a posto. No, mangiate. Che è praticamente andare oltre quello che fanno gli amanti. Gli amanti possono solo baciarsi. Invece voi mangiate, noi mangiamo. Questo mistero entra dentro di noi. Noi diventiamo un'unica cosa con Gesù. È questo che ci salva la vita. E quindi sapete cosa succede? Che tu ti puoi trovare nella tempesta più brutta della tua esistenza, ma tu sei unito a Lui, sei salvo. È la ricerca dell'unione che avviene attraverso i sacramenti. Bella domanda. Ma noi viviamo così i sacramenti? Ecco che si arriva alla penultima tappa. Angela dice che in questo momento, dopo che l'anima ha acquistato familiarità, desiderio di amare come Cristo, si sente figlio, figlia, fa verità su se stessa, si unisce con l'amore, dice Angela, qui noi dovremmo dire c'è la beatitudine. No, dice Angela, in quel momento si scatena l'inferno. Il male ti muove tutte le guerre possibili. E attenzione, il male è fatto di diversi livelli, cioè mali che passano attraverso malattie, eventi negativi, situazioni che non vorresti. Le prova tutte pur di farti perdere quello che tu hai trovato. Ma attenzione, Dio lo permette. E perché lo permette? Perché in quel momento, attraverso le prove, tu ti purifichi.
Cioè, tu perdi tutte le cose non essenziali. Questa è una cosa che il demonio ancora non ha capito. Non glielo diciamo noi stasera, però la tentazione, lo Spirito Santo la usa per aiutare le persone a tornare all'essenziale. Cioè, a volte sono le situazioni difficili che affrontiamo che tirano fuori il meglio di noi. A volte sono le cose brutte che affrontiamo nella vita e che ci tentano e che ci sembra che ci tolgano tutto, che ci riducono all'osso, che in fondo però ci rendono consapevoli che non possono toglierci la cosa più importante. Sentite come questo passo penultimo fa da eco all'insegnamento di San Paolo. Paolo dice così: chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione? La persecuzione? Gli angeli? I principati, le potestà, il demonio, i problemi? Né morte, né vita, né principati, né potestà potranno mai separarci dall'amore di colui che ha dato la vita per ciascuno di noi. Nessuno può toglierci l'amore di Cristo. Quindi, venisse tutto l'inferno, non può fare niente. Il problema, lo sapete però qual è? È che l'inferno non può fare niente, ma mette a credere che può fare tutto, e noi ci caschiamo. Bisogna diffidare da questa seduzione del male. Però uno si aspetterebbe che il demonio si trova ai primi livelli del percorso, no? Più ti avvicini al paradiso e più lui è sotto. Angela mette questa roba qui come penultima tappa. Finalmente l'ultimo, il dono trinitario. Noi verremo da Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Vorrei spiegarvi, no, non si può spiegare, vorrei dare un'immagine di che cosa significa quest'ultima tappa. Significa che noi siamo talmente tanto pieni dell'amore di Dio che chi vede noi è come se vedesse Dio. Questo ci fa dire, penso che l'abbiamo detto anche all'altro incontro, frasi che possono sembrare eretiche, ma non sono eretiche. Voi sapete qual è l'appellativo con cui chiamavano Francesco d'Assisi? L'alter Christus. Cioè, tu vedevi Francesco e vedevi Cristo. Ma perché fisicamente assomigliava a Cristo, era completamente pieno dell'amore di Dio. Era inabitato dall'amore di Dio. Ma capite o no che il mondo ha bisogno di questa evangelizzazione? E cioè che ciascuno di noi faccia spazio nel proprio cuore all'amore di Dio, fino al punto che io sono talmente tanto pieno dell'amore di Dio che dovunque metto un passo, le cose che tocco, le parole che dico, sono tutte impregnate dell'amore di Dio. Non ci sono effetti speciali, capite? Però la carezza di quella persona, il sorriso di quella persona, il pianto di quella persona, tutto parla di Dio. È il Signore che agisce. Quanti miracoli fanno le persone che sono abitate dall'amore di Dio? Non se ne accorgono nemmeno, perché è l'amore che agisce dentro di loro. Allora, capite il dono che ci ha fatto il Signore attraverso Angela? Non era dire: ah sì, ma lei è speciale e queste cose solo a lei, e noi possiamo soltanto così guardare la sua vita e dire: ma che bella vita, che dono speciale ha avuto. No, il Signore ha dato a questa donna il dono speciale non solo di vivere, ma di mostrare a ciascuno di noi che cosa accade a ciascuno di noi quando seriamente ci lasciamo amare da Dio e decidiamo di amare Dio. Questo è il cammino di trasformazione dell'uomo. Chi fa questo in realtà si ritrova a vivere la stessa esperienza di Angela da Foligno. Non è una cosa solo per lei, è una cosa per ciascuno di noi. Gesù
ha reso accessibile ciò che era inaccessibile. Questa è la cosa bella. Ora, la domanda vera è che noi passiamo la vita cercando di trovare la nostra vocazione e ci siamo dimenticati che l'unica vocazione che il Signore ci ha dato non è fare il prete o sposarsi o fare la missionaria o mettere al mondo un figlio, no, essere santi. E i santi sono quelli che si lasciano amare e amano, si lasciano riempire dall'amore di Dio e offrono l'amore di Dio agli altri. Ecco perché c'è santità nella vita di Angela, perché Angela si è lasciata abitare da questo amore e questo amore ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza nei suoi contemporanei e pensate un po', dopo tutti questi secoli continua a fare la differenza perché continua a dirci qualcosa. Ecco, sarebbe bello a pochi giorni dal Natale comprendere che quando i Vangeli ci dicono che Gesù è nato in una grotta ed è stato adagiato in una mangiatoia, non è proprio un posto dignitoso dove può nascere un bambino, un garage poggiato in una cassetta degli attrezzi, potremmo dire in questa maniera. Chi metterebbe un bambino in una situazione del genere? Ma non c'era nient'altro. Perché i Vangeli ci raccontano questo? Per farci commuovere? Per dire a ciascuno di noi che se ci guardiamo dentro noi non siamo migliori di quella grotta e il nostro cuore a volte è una mangiatoia. Eppure Gesù ha voluto essere adagiato esattamente lì. Non usate la scusa di essere deboli, fragili, indegni per dire sicuramente il Signore da me non può venire. Io ho peccato troppo, ma io faccio delle cose che sono terribili, è sicuro che il Signore nella mia vita non può venire. Guardate che la storia di Gesù è la storia di uno che vuole dire che nessuno può più dire di essere tagliato fuori da questo amore. Quindi la domanda non è se siamo degni di riceverlo, ma se abbiamo il desiderio di riceverlo. Allora possa Angela ravvivare in ciascuno di noi questo desiderio. In questi due incontri noi abbiamo semplicemente detto qualcosa, balbettato qualcosa della sua storia. Ancora dovremmo ascoltarla, entrarci dentro, lasciarci evangelizzare, accompagnare, ma vi prego, non togliete a questa santa la sua carne, la sua concretezza, la sua storia, e vi accorgerete che è stata una donna straordinaria, ma è anche stata una donna normale. Tutti noi siamo normali e siamo chiamati però a diventare straordinari. Tutti siamo chiamati a ospitare nel nostro cuore la Trinità. Tutti siamo chiamati a questa trasformazione, a questo cambiamento, a questa redenzione. Ecco, se noi offriamo la nostra vita al passaggio dell'amore, allora sì che avremmo fatto un favore a Cristo e avremmo ancora reso visibile ciò che alla fine del 1200, all'inizio del 1300, una donna di Foligno ha fatto in quell'epoca ed è diventata come una stella, come un faro, come una città collocata su un monte, come una luce posta in alto perché illumini tutta la stanza. Quante altre donne ci saranno state in quell'epoca? Tantissime. Ma noi di lei ci ricordiamo perché lei ha detto sì, perché lei si è lasciata accompagnare in quest'opera, perché lei ha fatto spazio a Dio ed è diventata un lucernario per tutta la Chiesa.